Gli ingredienti fondamentali del debate o dibattito sono 5. Il topic, l'argomento generale su cui verterà la discussione. Per esempio, gli acquisti online o l'immagine della donna nella pubblicità. Un claim, un'affermazione sulla quale le due squadre saranno chiamate a dibattere. Per esempio, gli acquisti online sono sicuri, oppure la donna nella pubblicità deve essere immagine di seduzione. Due squadre, una pro a favore del claim e una contro. Un moderatore che, dopo aver illustrato il topic e il claim, guiderà la discussione introducendo gli oratori o speakers delle due squadre. Una giuria inflessibile composta di 3 o 4 membri che valuteranno la performance degli speakers scelti dalle squadre sulla base di una griglia o rubric che tiene conto della validità delle argomentazioni, dell'organizzazione del discorso, della proprietà lessicale e degli elementi paraverbali come la postura, lo sguardo, il tono di voce, il grado di interazione con il pubblico. Come si articola un debate? Un debate prevede 4 fasi. Nelle prime 3 si illustrano le argomentazioni, mentre l'ultima è riservata alla cosiddetta stoccata finale. Le prime 3 fasi presentano uno schema fisso. Eccolo. Il primo oratore pro illustra la sua argomentazione, corredata da prove che possono essere dati, pareri di esperti e informazioni tratte da fonti attendibili. Il primo oratore contro, a sua volta, presenta la sua argomentazione, sostenuta anch'essa da prove. A questo punto l'oratore contro confuta la prima argomentazione pro e, subito dopo, l'oratore pro è chiamato a confutare la prima argomentazione contro. Questo schema si ripete per altre 2 volte. Ogni oratore ha a disposizione 1 minuto per illustrare la sua argomentazione e le relative prove. Concluse le 3 fasi, arriva la stoccata finale, che vede impegnati altri 2 speaker delle rispettive squadre. Qual è il compito dei 2 speakers che daranno la stoccata? Ciascuno dei 2 dovrà sintetizzare la posizione assunta dalla propria squadra in merito al claim, ribadendo con forza la propria tesi, oppure cercando punti di convergenza con le argomentazioni addotte dalla squadra avversaria. Lo speaker ha a disposizione 3 minuti circa. Conclude il debate il verdetto della giuria, a cui spetta il compito di decretare la squadra vincitrice.